Nel Vangelo di oggi noi troviamo il racconto dell'episodio splendido, suggestivo, dell'annunciazione dell'angelo a Maria. È chiaro che si tratta di un brano evangelico che ci riporta un evento che sta al centro della fede cristiana. Però anche di questo evento possiamo cogliere alcuni elementi pedagogici che potremmo distribuire su due piani di riflessione. Uno è la funzione che può avere questo evento nell'ambito della pedagogia divina. In secondo luogo, ed è su questo che ci soffermeremo, qualche analogia tra ciò che accade a Maria in quel tipo di circostanza e quello che può accadere all'insegnante, all'educatore cristiano che ha a che fare con le persone che gli sono affidate. Maria inizialmente è turbata. L'annuncio dell'angelo, in particolar modo il saluto dell'angelo, inizialmente la turba. Questo turbamento iniziale, dal punto di vista pedagogico, ci riporta in un ambito delle attività formative, particolarmente significativo per la formazione degli adulti, ma che in qualche modo può aver campo anche in quella dei giovani, anche in quella dei bambini, che è il cosiddetto apprendimento trasformativo, il transformative learning, di cui parla Jack Mazyrov. L'apprendimento trasformativo è quello che in qualche misura ci costringe ad allargare i nostri orizzonti, a rivedere i nostri schemi interpretativi, talvolta a superare i nostri pregiudizi o a modificare addirittura il nostro orientamento di vita. E il turbamento che sperimenta Maria ci pone in questo orizzonte. In realtà però il messaggio dell'angelo è subito rassicurante. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. E quindi in qualche modo l'apprendimento trasformativo che possiamo leggere tra le righe dell'Annunciazione a Maria non è un apprendimento che sconvolge gli orizzonti di vita di Maria, ma è un apprendimento che in qualche modo getta nuova luce su una fede che è già intensa, ma all'interno della quale Maria vede con chiarezza quale sarà il suo ruolo. Ecco, in questo senso si tratta di un apprendimento trasformativo, ma si tratta di un apprendimento trasformativo che aiuta a far luce nella continuità su quello che già abbiamo consolidato. Questo diciamo che è un modo con cui anche l'insegnante, rassicurando gli allievi che gli sono affidati, può aiutarli a veder meglio dentro a ciò che già sanno, conoscenze, abilità, quelle che possono essere le loro competenze personali da mettere in campo, qui ed ora, affermando il proprio sì, cioè accettando le sfide del tempo presente.